Prendine una e gira. Ah, siamo collegati, perfetto. Aspettiamo un attimo che siamo tutti accomodati. Andiamo un attimo a fare pratica, prima faccio un'altra cosa. Prenda pure questa sedia, venga. Venga. Ma non c'è mica motivo, c'è una sedia libera, oppure questa qua, lo stesso. Siamo tutti comodi. È già in home page a nuovo o no? Allora, stamattina non c'era. La nuova home page andava in linea stamattina, abbiamo chiesto tra le 10 e le 11. Sì, no, ho detto solo che stamattina inizio la giornata non c'è. Vediamo se c'è. Stamattina, oh c'è, l'ho visto. Perché è arrivato il giornale della giunta? Non capisco. Sì, ma io sono un mattiniero. Ok, adesso non so chi di voi c'ha, mi seguite 5 minuti senza parlare per cortesia. Vabbè, chi di voi ha un tablet lo può vedere direttamente, se no, come dire, dove illustro, dopo un mese sperimentale in cui abbiamo ottenuto tutti questi dati sul giornale della giunta, da questa mattina, giorno in cui presentiamo anche la stampa al lavoro, il banner, come si chiama, è in on, anche in home page, anche se rimarrà anche il giornale della giunta, devo immaginare, no? In sostanza, diciamo, le quattro cose che mettiamo settimanalmente o giornalmente, secondo dei casi, sono quelle che ormai voi avete visto in queste settimane qui, e cioè il twittino che ormai faceva 3 anni, ed è possibile consultare l'elenco, diciamo, dell'anno a partire dal più recente per andare al meno recente. Insomma. Poi le opere pubbliche che anche lì mettiamo una al giorno, le imprese che mettiamo una a settimana, e oggi abbiamo messo Ilva, e il futuro della Liguria, cioè alcuni grandi progetti, diciamo, che mettiamo anche una volta a settimana. Poi, se ho ben capito, da febbraio, cioè da lunedì, da oggi, non so bene, cominciamo anche con l'aggiornamento delle notizie che finora non era stato ancora fatto, no? È già online? Tutto quello che ci hai mandato è già in linea. No, ma non abbiamo fatto ancora aggiornamenti noi delle schede, cioè non c'è stato motivo, insomma. Però diciamo da febbraio, diciamo, c'è un aggiornamento e naturalmente si capirà dalla home page, perché sennò non è che lo fa poi. Sì, viene messo sotto le 3 notizie principali del giornale. O anche non peggio, neanche non peggio. Vabbè, direi che questo è quanto. Insomma, mi sembrava giusto poi oggi presentarlo un po'. Abbiamo fatto un mese sperimentale, la sperimentazione ha retto, la cosa viene aggiornata anche sabato e la domenica, nel senso che è predisposto per, in automatico, diciamo, perché va, ma ve le diamo prima, no? E poi vanno sabato e domenica. E poi cominceremo anche a avere un minimo di dibattito su queste materie qui, nel senso che chi vuole fare domande, eccetera, gli si risponde sul sito, no? Così. Certo, ogni, dite un po' meglio voi, magari. Via. Ogni comunicazione che verrà inserita, come tutte le notizie aggiornate della giunta, è commentabile da parte dell'utente cittadino. L'utente cittadino può comporre un commento che viene ovviamente moderato prima della sua pubblicazione, al quale poi si può rispondere, dare maggiore trasparenza. Tutto è commentato.
Vabbè, adesso va da sé che, come è già successo in queste settimane, in particolare con Renzo, ma in altri casi anche con altri assessori, c'è un lavoro di redazione, di inserimento, di adeguamento grafico che facciamo noi, insomma, che fa la struttura, insomma, che fa la passire, però c'è un lavoro di contenuti che non può che nascere da noi e questo coinvolgerà via via, diciamo, tutti i membri della giunta, insomma. È ovvio che questo vale sia per quanto riguarda l'inserimento, il data entry, diciamo, di nuovi, sia per ciò che riguarda l'aggiornamento di ciò che c'è già, e quindi diciamo chiederei a tutti voi anche di segnalarci, di monitorare, ma anche di segnalarci cosa mettere, perché all'inizio è anche facile, perché è una massa di cose, non scegli alcune. Cammin facendo è più difficile, perché non è che sarà sempre... Poi è chiaro che nel caso dell'industria si mettiamo le più grandi, ma poi bisogna metterci qualcosa di innovativo, no? Mi veniva in mente in questi giorni, occupandomi di Cornigliano, che forse magari il polo di aziende audio-video, una per una, due o tre addetti insieme, ne hanno 100, o di lì, una volta si può mettere, insomma, ecco, non so. Suggerimenti, commenti, diciamo, contributi, preoccupazioni, non sarà facile, no? Immagino che sia... Una lista, sì. Naturalmente la cosa, diciamo, interessante è... Perfetto. Chi è il referente per la foglia di lista? Perché io l'ho preparata. Te la mando. Poi, diciamo, ai testi si dedica. Ma dov'è Alberto? Poteva venire. Sì, i testi, diciamo, li cura particolarmente Alberto, poi invece tutto il rapporto tra i testi e l'inserimento nel sito se ne occupa particolarmente anche. Naturalmente la cosa, diciamo, interessante è anche un po', come dire, cogliere l'attimo, no? Cioè, tra le tante cose che si possono scrivere nelle tre sezioni, perché una sono intuitive, cioè, è più significativo se le mettiamo in un momento importante di quella vicenda lì, insomma. Oggi, per esempio, avete davanti, anzi cominciamo proprio da questo, avete davanti le schede di Cornigliano e Ilva, perché siamo alla vigilia di un appuntamento importantissimo, quindi di Ilva era bene cominciare a occuparsi adesso. Poi tocca un po' a voi, diciamo, tocca un po' a voi, ecco, per esempio, giustamente la Liguria che produce dice Angelo, una volta presentiamo l'acquario, 100 addetti, ma un bel volano, insomma. Ma insomma, mi pare che ci siamo capiti. Bisogna che voi forniate un po' di materiali grezzi e poi, come dire, più o meno si renderanno omogenei dal punto di vista anche dello spazio, no? È chiaro che c'è un format che ha un minimo e un massimo, no? E poi appunto è molto importante l'aggiornamento. Se ce la facciamo a tenere il ritmo, alla fine dell'anno c'è una massa di roba non indifferente. Siete presente che tutto questo si riferisce solamente a quest'anno, no? Proprio che è già finito lo scorso anno, quindi non ci finisce. Quindi non è un vero e proprio rendiconto, è più una foto, come dire, di oggi. È ovvio che parleremo di opere che nel corso dell'anno vengono concluse o proseguono senza finire, o che, diciamo, si partono, o anche che vengono semplicemente finanziate e si fanno nei prossimi anni. E così vale per le imprese strategiche, anche queste sono cose che avranno. Vabbè, siccome è una cosa impegnativa e complessa, volevo sentire se oltre al fatto che Angelo ha già fatto anche un po' il compito, anzi, magari, vabbè, poi lo ci penso io, sono molto gli amatori. Anzi, diciamo, facciamo così. La prossima volta la mettiamo in cartellina a tutti, no? Ci sono altri, insomma. Io posso farlo al contrario. No, ma adesso ci sono altri più che altro sull'impianto, insomma.
cioè, mi sembra un modo anche giusto per finire un lavoro e, come dire, lasciare una piattaforma, di cui naturalmente poi chi verrà farà uso che vuole. Insomma. Va bene? Vabbè, allora facciamo subito la cartellina gialla, così poi magari liberiamo loro, naturalmente invece possono anche stare. Allora, dunque, trovate qui quattro schede, parto sempre dal fondo, che sono quattro interventi arte, uno per provincia. No, la settimana prossima. Sì. Per un totale di 6, 9, 40 milioni di euro, quindi insomma una cosa abbastanza grossa. Queste schede che riguardano le opere da un milione in su, noi pensiamo di presentare durante l'anno circa 100. Poi alcune cose sono molto complicate, le faremo più avanti. Insomma. Questi quattro interventi, che appunto sono uno a Sarzana, uno a Cornigliano, Genova, uno a Dolceacqua Imperia, uno a Corso Ricci, Savona, che è il più grosso, i 31 milioni, sono tutte opere che finiscono quest'anno, le cui alloggi vengono consegnati chi nelle prossime settimane, chi nei prossimi mesi, chi verso fine anno. Vabbè, adesso non le commenterei, poi le presentiamo di là in una giornata che sarà molto ricca, quindi anche una certa sintesi. Non riescono a venire, devono fare, c'è arte, no? Sì, va bene. Tenete presente che poi andremo anche a inaugurare, eccetera. Ovviamente queste 100 grosse, più o meno 100, poi si vedremo quante saranno, finiranno tutte nelle opere pubbliche, diciamo, ovvio, no? E per le altre invece le opere pubbliche saranno molto legate, non solo sul territorio, e anche alla cura davvero per tutti i comuni. Invece abbiamo definito i 6 passaggi sul territorio per opere, diciamo, concluse. So che hanno visto le date con te, Claudio, giusto? Allora, quindi le tre già che sapevate già erano il 10, la Galleria Biassa, quindi Vesco, Ospedale di Carica, quindi Claudio, Serra di Carica, e quindi Lorena e Claudio. Si aggiungono alcuni interventi ospedale Gaslini, 24 febbraio, in particolare c'è il wifi su tutto il per i bambini, per i ragazzini, questa è una cosa abbastanza importante. Poi il 24, quindi diciamo assessore di riferimento, dico ovviamente Gaslini Claudio, Giovanni Boitano, sugli alloggi alti di Cornigliano, sono gli ultimi 13 di un progetto molto complesso che però in parte era già concluso, che adesso viene definitivamente concluso. E poi il 25 si torna a Santa Corona per un'altra cosa che è una macchina grossa, cosa la risonanza. Vabbè, poi sarà cura di Ivan e di Michela contattarvi per definire le altre quattro. Vale, al solito ordinamento, chi è interessato, come dire, ce l'avete comunque, tutti quanti qui. Già che siamo qui, farei anche, diciamo, le due schede che sono andate oggi, che sono le ultime due. E che sono Ilva e Cornigliano, che abbiamo questa volta fatto con un po' di anticipo perché andassero già in online, diciamo, da stamattina. Vabbè, Ilva, riassumo velocemente cose che sono abbastanza note, insomma. L'accordo di programma è 2005, l'accordo di programma prevede il superamento dell'attività a caldo, che è un modo di dire perché anche l'attività che c'è a 500 gradi, ma insomma. La cosa ha due impatti molto violenti, uno si chiama crisi, uno si chiama Taranto. Adesso ci vedo, è stata la situazione il giorno 4, Il 4 alle 17. 17. Ecco perché è importante avere, come dire, un passaggio qui. Insomma. Però l'idea è che le cose siano messe piuttosto male. Sostanzialmente i problemi sono che c'è un'incertezza massima su quello che accadrà a Taranto. Si fa l'investimento o non si fa l'investimento.
Pippo, non potresti fare le cose normali, stare qui, seguire. Sì, Però voglio dire, un modo di lavorare, insomma. Scusami, si fa l'investimento o non si fa l'investimento? Nel frattempo, tanto, la situazione è molto complicata. Dall'informazione che abbiamo dentro l'azienda, da tanto arriva roba non buona. E quello che si fa con roba non buona spesso è roba non buona, insomma. E la seconda grandissima questione è: ma se l'investimento davvero si fa, chi ci mette i soldi? E la terza è: di chi sarà l'azienda dopo la fase commissariale? Cosa banale. E infine, come dire, se volete, si mantiene un'integrità, diciamo, aziendale, o si può anche immaginare che sia un destino diverso per i singoli pezzi di questa azienda, che ci possono essere interessi imprenditoriali italiani o esteri attorno a questa azienda qui. Ora, voi capite che noi dobbiamo porre due questioni. Martedì. Una è che da quel tavolo nasca una nazionale, no? Perché la stragrande questione, numero, per lo più le questioni che ho posto non possono avere una risposta qui a Genova, no? È il governo che ha deciso di commissariare, forse è anche l'unica cosa che si poteva fare in quel momento lì, ma esce da lì che deve arrivare, no? Pregare magari Renzo di prendere già contatto con Castano, De Vincenzi, San Donato, ma poi tutti insieme, sindacato, enti locali, prefettura, poi una questione a quel livello lì, credo che sia altro da fare. La seconda cosa riguarda invece il fatto che, si paventa un ulteriore, diciamo, ridimensionamento occupazionale. Dall'accordo a oggi i numeri sono già, come dire, scesi di molto, ormai sono 1.700 persone. Il lavoro che c'è in questo momento lì dentro però è per un numero molto inferiore a 1.700 già oggi. Già oggi il rapporto spazi occupati non giustifica, diciamo, l'assegnazione di spazi così rilevanti. Se poi il numero dovesse scendere ancora, a maggior ragione, no? Si porrebbe un problema di ridiscutere questa roba qui. Ancora a settembre scadono i contratti di solidarietà, pare impossibile che per settembre, che a domani, ci sia un quadro, come dire, tale da mettere a lavoro tutte queste persone qui. La questione amianto qui in realtà, 2004, sì. Sì, metti che questo proprio che la tua nazione per cui ci sia un'attività, come dire, per X, 7800, 900, via, non saprei dire. Aggiungete a questo fatto che l'amianto a Genova è diverso dall'amianto a Taranto, per cui c'è un'indagine, là non c'è, e arriviamo, come dire, alla stretta finale, insomma. Ora, io penso che Bondi o chi manderà Bondi, martedì dovrà dire dei numeri, insomma. E penso che sia ineludibile, come dire, affrontare la questione nazionale, come ho detto, una locale basata sulla possibilità di avere attività anche nuove, insomma, che possono essere industriali o che possono essere, come dire, anche logistico-portuali, tutte. Circolano dei numeri di metri quadri che metterebbero a disposizione, ma francamente non mi avventurerei, insomma. Aspettiamo martedì, se non lo diranno martedì, bisogna che lo dicano in tempi molto stretti, cercando di capire quali e quante aree si liberano, come sono servite la ferrovia, che rapporto hanno con le banchine, eccetera, eccetera. Dopodiché ne ho parlato con Zampini un po' di tempo fa, e anche a livello di Confindustria, che è l'organizzazione che rappresenta tutti e due i pezzi, no? Industriali, ma anche finalmente cerchiamo di capire se, posto che ci siano aree, c'è veramente chi vuole investire, naturalmente però quanto vuole occupare, perché se ci mettiamo in un percorso del genere bisogna mettere a lavorare nell'attività nuova centinaia di persone, insomma, no?
questa mi sembra un po' la, mi sembra giusto parlarne oggi, non ne parlerei, diciamo, di là, perché abbiamo Siemens, direi che abbiamo messo sul sito le schede relative a, e poi viene, fanno quello che vogliono, e poi venerdì prossimo, anzi, venerdì prossimo, la cosa si complica, perché, dunque, venerdì c'è l'inaugurazione dell'Accademico, Claudio, abbiamo deciso di fare giovedì, ma giovedì siamo, perché non ci sei, giovedì siamo stati convocati per l'appiaggio e quindi saltiamo la giunta, dai. Facciamo ugualmente la conferenza stampa di venerdì a 1:30 con le solite cose. Per una martedì dopo giovedì per viaggio, quelli che sono più interessati, insomma, io ci vado, Renzo c'è, se però diciamo Enrico, Pippo, cioè chi si è occupato più della parte, come dire, formazione, lavoro, mi piacere di esserci. Oppure ti mando un aggiornamento, che non hanno speso, hanno speso ma non tanto. Tanto non si parlerà tanto di questo. Vabbè, però voglio dire, no, se, lui... se ci dai questi elementi. Grazie. Mercoledì. Mercoledì io non posso neppure. Dunque, martedì io il problema è che ho un invito dall'università ad andare, ho detto già al Presidente del Consiglio, avvisandolo anche del fatto, una conferenza di presentazione dei progetti di Cartara in giro per il mondo, e hanno chiesto a me anche di dire due parole, insomma, sembrerebbe anche, come dire, sgradevole non andarci, insomma, ho detto al Presidente del Consiglio che tu hai una settimana, diciamo, di vacanza, e che mi pare difficile fare giù, insomma. A meno che non lo facciamo alle 9, io poi vado là, insomma. Che esigenze avreste voi? Io e Pizzo dobbiamo riportare il protocollo con ministeri vari e spezzini vari sul distretto e sede dell'università. Però vi devo chiedere di farlo veramente alle 9, devi dire a te stesso, va bene? Quando? Noi ci saremo. Allora, giunta presso il consiglio. No, sto guardando. Alle 9 però di là. Eh sì, la facciamo di là, perché metti che finiamo alle 9:30, 9:40, io vado all'università e voglio andare in consiglio. Così è anche utile, magari parlo un po' con quelli che ci sono. Io porto una verità di organizzazione del servizio familiare del campo. Martedì? Ho l'esigenza di andare avanti con la delibera operativa sulla questione del fondino. Ce l'hai martedì o no? Problema con la... Ce l'avrei, però devono vedere un po' di più. Bello, io lo vedete. Ma perché c'è stato ieri l'incontro con il professore, me l'hanno riferito stamattina. Potrebbe venire anche quella dell'alluvione, perché non... Magari vi sentite un attimo. Bene. Martedì facciamo anche il libro dell'alluvione, va bene. Va bene, già che siamo martedì, specialmente col fatto che alcuni di noi non ci sono, bisognerebbe che tutti gli altri ci fossero, si rendessero disponibili a rispondere alle loro interrogazioni, interpellanze, e non si prendessero appuntamenti a latere. Ora facciamo un giro. Lorena, martedì? Martedì, sì. Siamo non hai appuntamenti, te ne puoi liberare, perché insomma già che manca Presidente e Vice, un fatto a nome. Abbiamo solo un appuntamento io e te assieme, c'è solo un appuntamento con te. Se poteste spostarlo a pomeriggio. A Giovanni? Io ci sono. Abbiamo appuntamenti da farlo saltare. Sì. Se lo anticipiamo alle 9:30. Io non ce l'ho, signore. Se c'è la giunta alle 9, no. Allora, facciamo prima a dire se ci sono 7-8 ci siamo a tutti a rispondere. Sì, io andrei a via verso mezzogiorno se faccio la cosa. Io ci sono tutta la mattina. Io ci sono tutta la mattina. Ditelo anche a Gabriele, per favore. Barbara non c'è oggi. In Germania, allora avvisate. Ci sarà o no martedì? Vabbè, comunque avvisiamo.
Ora vabbè, insomma, mi raccomando, perché se oltre alla mancanza del presidente e vice, d'altronde mi sembrerebbe anche una scortesia. Più che altro che se doveva rispondere a qualche interrogazione di qualche. No, no, si risponde a quelle di quelli che sono presenti, gli altri li facciamo stare un po', non mica niente. L'11 ci siamo tutti. No, non so. Se ci fosse qualcosa, va bene, va bene, dai. Noi rispondiamo. Di frillo, lascia. Va bene, già che siamo qui, poi così facciamo il resto. Giovedì mi è venuto in mente che potremmo, e parlate poi con Pippo, potreste sentire l'università se ha interesse. Abbiamo un appuntamento con il ministro Carozza, Pippo, per parlare di industria. Alle 14 per parlare di ieri. Industria, però che sono i fondi MIUR per l'attività di ricerca industriale, però mi è venuto in mente che potremmo anche provare a capire se l'università avesse piacere di fare un scambio di opinioni. Ci ha capito, no? Sentitevi un po', sentitemi. Perfetto. Tenete presente che insomma, è in tutta evidenza il tema di Alzelli ormai è legato alla possibilità di mantenere i fondi, in particolare i 15 ultimi. Quindi se il MIUR facesse un po' a partire da giovedì una ricognizione, una riunione complessiva, si potrebbe dire diamoci un tempo entro cui i fondi ci sono ancora, dopo il quale tempo, come dire, se non ci sono più, siamo partiti. La vedi un po' tu con lui, con l'università? Va bene, poi c'è ancora l'altra scheda, quella che riguarda i progetti strategici, per così dire, che pensato che potrei dedicare a Cornigliano, su cui farei un minimo di sintesi. Vabbè, la questione principale lì parte dall'azienda, si è detto. L'accordo con l'azienda libera un terzo più o meno delle aree precedenti. E vi ho scritto qui, in questa paginetta che avete davanti, le questioni principali risolte e quelle da risolvere. Dunque, per la bonifica è tutta fatta, meno un pezzetto, adesso mi vedi come è uscita. Gioca per matto con Pippo. Sono 2 ore a settimana, su 50 di lavoro. Non dire più. Ho capito, ma io finché sono qui ve lo dirò. Eccoci qui. Io dicevo che l'altra scheda riguarda Cornigliano e in particolare per ciò che riguarda la bonifica è tutta fatta meno che nell'area sotto. In un incontro fatto a dicembre si era detto che dopo le feste eravamo pronti a dire come affrontare l'area sotto. L'abbiamo definito, Renato? No. Ci sono ancora un po' di problemi, ma ci stiamo lavorando. Siete presenti che da 8 anni quest'area non è usata, insomma, non è, diciamo, cioè bene provare a risolvere, insomma, non so. Oltretutto ci sono anche risorse da tanto tempo mobilizzate per questo obiettivo e il costo possibile di questo intervento varia da 10 a 100, non so spiegare. E questo condiziona pesantemente tutto il resto perché non sai se hai da spendere 90 niente per il resto, quindi vabbè, ci lavorate un po'. Se avete bisogno di fare qualche riunione specifica con tutti gli attori, dite, ce la facciamo volentieri. Cioè, sviluppo genere, città per Cornigliano, sì. Non so, provincia. Secondo punto, un punto che puoi vedere in modo specifico tra le opere pubbliche, sono le infrastrutture. A cui dedicheremo una riunione importante venerdì prossimo, dico bene venerdì prossimo, a che ora Iva? Venerdì alle ore 16, non c'ho l'agenda qui, 16. Le infrastrutture si compongono di 5 segmenti, diciamo, il cantiere attualmente aperto che è quello principale che speriamo di aprire entro l'anno. E poi 4 ulteriori interventi che sono il collegamento con l'aeroporto, i collegamenti con il due sponde del Polcevera e l'adeguamento in lungomare Canepa non toccato da questo intervento alla sezione della nuova asta di Abitas. La prima di queste 5, la principale,
potrebbe dover finire entro il nostro mandato, le altre quattro no, sono quelle cose che lasceremo in corso. Insomma. La cosa piuttosto bella per concludere il discorso via Britta è che a questo punto si ridisegna via Cornigliano, che diventa una via, diciamo, di non traffico. Ma il bus dove passerà? Non lo sappiamo, non deciso. E per cui è stato fatto un bando, no? Per ridisegnare la cascata del 3 marzo. Poi il punto 3 che abbiamo indicato qui è un po' tutto il processo di riqualificazione che va, come dire, al di là della viabilità e che vi riassumo così. Si è comprato con i fondi dell'operazione Villa Bombrini, si è riqualificato il parco ed è sede di numerose attività, specialmente estive. La villa ospita un po' di attività direzionali, anche la nostra infrastruttura di linea, e soprattutto ospita il polo audio-video della Film Commission, che ha 40 aziende e quasi 100 lavoratori. Insomma. Lavoratori, professionisti, sono chiari che sono molto partite lì, ma sono piccole aziende, fatte dipendenti forse. Ecco, forse questo non l'abbiamo, Angelo, ancora. Sì. Il mondo specifico lo sa, diciamo, il mondo in generale non lo sa, quindi si potrebbe trovare il modo di presentarlo meglio, potrebbe essere una di quelle imprese, in questo caso cluster, di imprese che presentiamo qui, in questo caso voi due insieme. La vecchia sede ILVA, la direzione ILVA, che ho salvato dalla demolizione per pochi minuti, prima che la demolisse, ospita un teatro di posa, una foresteria e alcuni servizi del polo di produzione audiovisiva di Film Commission. Insomma, alla fine questa realtà, guidata molto bene da Andrea Rocco, una fondazione a cui noi partecipiamo, di cui noi siamo parte, insomma, ha messo su una cosa piuttosto bella. Poi sono stati fatti un po' di parcheggi che qui sono indicati. È stato fatto un grosso lavoro di recupero delle facciate con 40% di contributo della società, 55 edifici, un quarto di quelli esistenti nelle vie principali di Cornigliano, e sono partiti i lavori di via Betania e via Verona, cioè di riqualificazione urbana. Infine si è recuperata tetto e facciata di Villa Serra, che adesso avrà anche un destino per l'associazione. Non è escluso che rimangano un po' di risorse per altri interventi sul quartiere, ma questo è molto legato al discorso che facevo prima di bonifica dell'area sotto. Da ultimo, la cosa riguarda Claudio, indicata appunto come ultimo punto, una di queste aree che si è liberata è una delle possibili sedi del nuovo ospedale Ponente, un'alternativa a Zelli. Naturalmente, come scrivo qui, sarà molto importante capire cosa fa l'università, perché se l'università va, poi diventa un polo misto, diciamo, no? L'industria è alto, se l'università non va è chiaro che diventa più un polo produttivo classico, quindi il rapporto tra un ospedale e l'industria è meno stretto che quello che serve per un ospedale e, diciamo, una facoltà comunque, diciamo, di indirizzo che ha affinità, non ingegneria clinica, queste cose. Naturalmente poi su questa vicenda pesa anche molto la vicenda fondi europei, di cui ci occuperemo nelle prossime settimane. Ho chiesto a Medici e a Poggi a questo proposito di provare a rifinire una proposta FAS, che ci stanno lavorando, in modo che chiusa la riprogrammazione FAS e poi ci buttiamo una roba nuova che riguarda, diciamo, i 14-20. Come vedete, questa scheda qui riguarda molti settori, no? Lavoro, industria, sanità, infrastrutture, cultura, insomma, ambiente, e delle cose da seguire con più attenzione. Insomma. Bene, se ci sono cose da discutere, siamo qui. Capito bene, Renato? No? No. Se no facciamo le pratiche. Già le pratiche? Via. Allora,
10 al numero 26 sono rilasci di, del vicepresidente, rilasci di accreditamenti. Devo leggere? Numero 27 del vicepresidente, una iscritta direttiva vincolante, ex articolo 8 della legge regionale 41-2006 per aziende, enti ed istituti del servizio sanitario regionale in materia di utilizzo condiviso di graduatorie concorsuali. Quella che avevamo lasciato in sospeso la scorsa settimana, abbiamo verificato la serenamente tutto quello che l'assessore Rossetti abbiamo parlato anche con il quale. Sì, io preferirei che fosse ritirata questa delibera. L'attuazione della norma del 101. Ho una discrezionalità. Secondo me pone tre questioni, uno di trasparenza, uno sulla qualità poi delle assunzioni della pubblica amministrazione sotto il profilo dell'anzianità e poi c'è un po' il rischio che si aprano un po' le... Prima che spieghiamo un po' che ci fate capire però. Cioè no. No, ma la questione è la possibilità. Un'azienda, un ASP, un concorso, questi concorsi sono molto costosi, se un'altra deve prendere un ingegnere, deve fare un altro concorso, pesca una graduatoria di quell'altro. Scusate, questa cosa dice che si può pescare, c'è la graduatoria, e invece tu dici che non si può pescare. Ma questo è sempre esistito. Il problema è che prima tu dovevi fare una convenzione ante concorso e quindi poi pescavi sulla graduatoria facendo un'unica gara invece che fare tante gare. Adesso si introduce un sistema per cui uno fa una gara, fa un concorso e quando uno decide di assumere attinge a quel concorso, assumendo un problema di trasparenza perché facendolo prima tu non sai chi sarà nei primi posti della graduatoria. Facendolo dopo, evidentemente c'è un tema di trasparenza non indifferente, perché se ha vinto Mario, se ha vinto Giovanni, io attingo o aspetto. La seconda questione è che abbiamo concorsi molto simili aperti, ad esempio c'è un'azienda sanitaria che ha fatto dirigenti amministrativi, e noi abbiamo il nostro concorso dei dirigenti regionali. La nuova azienda attinge alla nostra graduatoria o a quella dell'altra azienda? E avendo entrambi i nominativi, come gestiamo il tema della trasparenza? Attingerà di qua o attingerà di là con i nominativi già pubblicati? Noi abbiamo un problema nazionale che io contesto perché è gestita male. Continuamente prorogare le graduatorie vuol dire attingere a posizioni sempre più basse, ma soprattutto a persone molto anziane, perché tra 4 anni noi avremo gente che 8 anni fa ha fatto una graduatoria, è arrivata 50esima e spera che qualche azienda usando quella graduatoria possa attingere a lui. Poiché già la norma prevedeva la convenzione, poiché abbiamo visto che sugli infermieri abbiamo un grande numero di partecipanti e alte domande di assorbimento, poiché la graduatoria lì deve essere ancora stesa, è sufficiente dire che le aziende sanitarie sulla graduatoria infermieri oggi, in attesa di sapere chi vince, potranno attingere. Poi io preferirei che bando per bando la regione potesse dire vabbè, fai un bando per anestesisti, ci sono richieste di anestesisti e quindi governiamo la domanda offerta, perché sappiamo tutti che finita la graduatoria, la pressione alla politica e soprattutto ai dirigenti è molto più forte di quando un'azienda deve decidere se fare un bando. Cosa voglio dire? Se devo fare un bando per oculisti, le aziende si richiedono alla regione le deroghe e quindi poi possono fare le graduatorie. Nel momento in cui tu hai fatto il concorso alla graduatoria di oculisti, la pressione per assorbire gli oculisti, come legittimamente comprensibile, è molto più alta.
Quindi il rallentamento anche delle assunzioni, che è un punto essenziale del governo dei nostri costi, troverete in questo sistema un indebolimento del nostro sistema. Colgo l'opportunità di dire, ma se abbiamo un concorso che deve partire, trasparenza, che è già partito e ha implicato costi e impegno, su quello noi facciamo la delibera di giunta. Tutti i giorni noi potremo fare una delibera di giunta su tutte le graduatorie, stante la nuova legge. Ma fare una delibera generale generica, sapendo che il controllo delle assunzioni da parte del sistema regionale, non solo sanitario, è un controllo da parte nostra anche molto, molto limitato, perché poi di fatto hanno, come dire, con molta più autonomia rispetto a quanto faticosamente cerchiamo di fare in giunta rispetto ai dirigenti e ai non dirigenti, io dico, ha un sistema a maglie troppo larghe, con una serie di incognite che non condivido, non ne avverto la necessità. Se sugli infermieri è precisa, deve chiudere, facciamo la deroga sugli infermieri e diciamo che tutte le ASL o le ASP, se vogliamo, possono attingere agli infermieri. Ma parlo su tutti i concorsi, mi sembra eccessivo. Qual è il confine che abbiamo tra, diciamo, applicazioni legge che immagino siano obbligatorie e discrezionalità nostra? Dico a Claudio, ma forse più difficile. Abbiamo previsto che naturalmente le aziende possono. No, ma la domanda era diversa. No, ho capito. E coerentemente con la legge, allora, ha ragione tipo quando dice che c'è una norma già prevista e le norme sono del 2003-2012, consentivano di fare degli accordi tra le regioni, tra le aziende e gli enti per utilizzare le stesse graduatorie. Recentemente è stata introdotta una norma più netta che consente, fermo restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per la soluzione a tempo indeterminato, consente di agire nella direzione che noi qui prevediamo, per prevenire fenomeni di precariato e per ridurre i costi delle procedure concorsuali. I vantaggi di questa cosa sono riduzione dei costi delle procedure. Un concorso con 1.000 candidati costa 100.000 euro. Questo è un... Quanto costa? 100.000 euro. Perché devi andare al trasporto, palazzo grande, devi mobilitare la gente che ci lavora. Ci sono naturalmente la possibilità di utilizzare maggiore snellezza e celerità delle procedure e quindi vi è anche un ampliamento dell'offerta, l'intento del legislatore, citavo prima la 101, c'è questa possibilità di ridurre il precariato. Io non sono d'accordo con sul fatto che questo determini un aumento della pressione. La pressione ce l'abbiamo tutti i giorni per assumere, perché abbiamo un rinnovo limitato, il turnover, il blocco e così via. L'assunzione dipende dalle nostre idee. Però le assunzioni dipendono dalle nostre idee. Quindi che si attinga o meno a una graduatoria già esistente o che si faccia un concorso ad hoc, bisogna prima avere la deroga dei nostri uffici. Credo che sia opportuno e molto corretto che siano gli uffici a fare le deroghe, perché non credo che sia il caso che questa cosa abbia, non ha una valenza politica, se ne occupano con responsabilità gli uffici del dipartimento, salvo che per i primariati su cui abbiamo previsto che ci sia un concorso anche dell'assessore. E è evidente che le aziende non sono obbligate e che probabilmente non sono obbligate per forza a vincere la graduatoria esistente. Ma è
quindi se uno deve assumere un oculista, probabilmente un'azienda è più indotta a farsi un concorso che per una o due posizioni non ha mai i costi che dicevamo prima. Se dobbiamo assumere 10 infermieri o 10 OSS o insomma figure di questo tipo. Sì, ma la delibera generalista non è sugli infermieri e sugli OSS, facciamola sul concorso degli infermieri, perché dobbiamo stenderlo agli amministrativi, di cui siamo stati. No, però poi, è chiaro, però sugli amministrativi, sugli OSS, su tutti abbiamo prima l'obbligo di passare alla mobilità. Sì, se siamo strapieni di amministrativi, noi dobbiamo varare un editto, scusate il linguaggio, ma negli ultimi tempi bisogna fare così, in cui vietiamo gli assumere amministrativi. Cosa c'entra col fatto che li prende una graduatoria o un'altra? Non c'è una graduatoria, c'è una graduatoria. No, ma seguimi però, Pippo, perché sennò non ci capiamo. Se noi pensiamo che la sanità ligure abbia troppi amministrativi, variamo un editto, facciamo una delibera, facciamo una legge, lui dice, è vietato assumere amministrativi. No? Io sono d'accordo. Se è così? Se quando, infatti diciamo, quando arriva la richiesta di amministrativi, si dice... Andiamo a vedere se c'è il problema. È evitare che il sistema, anche contro la nostra volontà, dire, modelli il suo skill professionale verso categorie in cui siamo sovrabbondanti. La cosa va fatta in altro modo. Poi su questo tema specifico, quando abbiamo fatto la scuola di medio, abbiamo individuato quattro funzioni amministrative dirigenziali che devono esserci per ogni azienda e non di più. Di 9 le funzioni di struttura ma, complesse. Sì, sì, ma questo però attiene già alla gestione. Se invece, come dire, si reputasse che in una RAL serve un amministrativo, diventa interessante il tema, quella RAL deve fare un concorso o può attingere un concorso aperto, insieme a questi temi, no? Perché è chiaro che tendenzialmente più riusciamo a fare cose nel campo clinico e meno nel campo amministrativo, nella sanità meglio è. Però mi sembrano diversi gli strumenti, capisci Pippo? Perché... Gli strumenti, non so se l'hai letta, perché la delibera è molto chiara e va anche in questa direzione. Vabbè, si dice che si applica questa cosa per le cose che dicevo, spesa e così via. Si stabilisce che le aziende, gli enti e gli istituti in sede di richiesta di deroghe devono esperire la preventiva verifica circa la sussistenza o meno nell'ambito del sistema regionale di graduatorie in corso di validità da cui attingere, dando un'attestazione al Dipartimento Salute che naturalmente farà le sue verifiche. Si demanda al Dipartimento, in caso negativo della verifica, la valutazione in ordine alle richieste inoltrate alle aziende circa l'esperimento di nuove procedure, qualora collocate, vabbè, insomma, che non siano già reperibili. Si precisa che il presente provvedimento dispiega efficacia per le parti non incompatibili con, ovviamente, con le materie di preventivo esperimento di mobilità, quindi è evidente che prima si fa la mobilità, e che devono, come dire, che sono impregiudicate. E quindi non vale per i dirigenti. La concatenazione di queste cose, secondo me, ci mette in condizione, possiamo anche introdurre qualche elemento che aiuti meglio questa cosa, ma ci mette in condizione di avere, no, una sequenza per cui l'azienda chiede, vuole fare ha bisogno di X posti di questa qualifica. Verifica se ci sono le graduatorie. Comunque noi verifichiamo lo stesso, confermiamo la verifica, la presenza o meno di graduatorie aperte e decidiamo se comunque darglielo o no. E in ogni caso prima di tutto si fa la mobilità. Quindi c'è un meccanismo che ha affidato tutto in ultimo alla regione. Il Dipartimento regionale decide se bisogna assumere una persona o 10 persone o 500. Che questo è comunque a monte di tutto. Una volta deciso che si deve assumere, si fa prima la mobilità e poi eventualmente si attinge alle graduatorie esistenti. Ma avendo due graduatorie esistenti sullo stesso profilo, quale scegli? In base a che criterio? A quelli che hanno vinto? Problema di trasparenza.
questo sì. Può essere risolto facendo una convenzione a monte, no? Ma questo ragionamento, no, quello che io suggerisco, infatti quello che suggerivo io, noi siamo di fronte sicuramente a una richiesta di infermieri generalizzata. Ci siamo accorti del problema, se appunto, nel momento in cui, avendo fatto un bando per infermieri in un'azienda, si sono presentati una massa e tu sei tenuto a selezionarli. A questo punto si dice... costa molto, estendiamo questo bando agli altri. E io dico, facciamolo su questo bando. Non vedo perché devo capitalizzare oggi una serie di graduatorie aperte, oltretutto in sovrapposizione e quindi con gente prima di qua, prima di là diversa, e quindi estendere un principio sacrosanto, che è quello del risparmio, che poteva già essere preventivato prima, perché già prima era possibile farlo, ante graduatorie, mantenendo l'antegraduatoria, perché a un certo punto la opportunità di selezionare una graduatoria oppure no rimane poi in capo all'azienda. Quindi, dal mio punto di vista, poiché i tempi delle deroghe antegraduatorie hanno determinato un rallentamento dei flussi assunzionali, perché come dire, anche la tempistica della sostituzione del turnover assume caratteristiche di risparmio, io dico va bene, ma non farmelo per tutto. Ci abbiamo il tema degli OS, dovrete, non lo so, fare un concorso OS, è presumibile che lì abbiamo un forte assorbimento di personale da parte delle aziende, numeri molto alti di partecipanti, alti costi. Ma qual è l'elemento per cui io con discrezionalità non utilizzo la graduatoria per una tipologia e non per l'altra, perché avrò pochi partecipanti? Ma tu cosa proponi? Che non si possa fare mai? Che si faccia che nei singoli casi... No, però dovete inserire anche dentro la durata di validità della graduatoria, perché... Allora io dico, ma perché dobbiamo fare una cosa generale storica? Io dico, ogni volta viene, come dire, ci sono evidentemente situazioni topiche, perché allora io lo farei su quello lì, ben venga quello degli infermieri che mi ha costato 100 milioni di euro, se devo fare OS, se devo fare altre figure, che può aver senso per gli anestesisti fare un concorso regionale, se so che è un problema di no, piccoli numeri, ma in più alto. Sono dirigenti che abbiamo lasciato fuori. Cioè i medici sono fuori, sono dirigenti. Vale per gli OS, per gli infermieri, per le persone. Va bene, allora, siccome il principio è giusto, però, l'unico problema da limitare virtualmente questo tema della trasparenza, che no, uno può risolvere con le convenzioni. Lo possiamo risolvere. Vedete un attimo di ma si può risolvere, segretario, dicendo che si rispetta l'ordine di esecuzione dei concorsi, cioè la data delle graduatorie. Per cui si attinge prima di tutto dalla più vecchia, perché non è che abbiamo tanta scelta. Perché capisco che uno dice adesso me lo prendo da questo e non da quello perché c'è uno che ha gli occhi azzurri. Benissimo. Allora, si va prima ad attingere dalla graduatoria del concorso più vecchio. Resta il fatto che è facoltativo. Resta il fatto che un'azienda può rinunciare. No, io me la presento, io è facoltativo. Sì. Anche perché sarà un problema territoriale, immagino che se Iperia non prende la graduatoria di San Martino, se non c'è uno per il giorno dopo ti mettono. Bisogna vedere chi ha partecipato a questi concorsi, magari se vengono. Non c'è dubbio, perché il MOS immigrato che è precario in un RSA privata di Imperia, se vince il concorso San Martino si trasferisce. Sì, salvo poi che dopo sei mesi ti comincia a chiedere il trasferimento. Sì, però mi pare di capire che un po' bisogna fare comunque per legge, ho capito, perché la domanda che ho fatto non mi avete mica ancora risposto. Dice, per legge è facoltativa, nel senso che ogni azienda può fare una convenzione prima di fare. Ha detto che alcune cose sono una legge nazionale. Sì, la legge nazionale prevede la validità della graduatoria e la possibilità di quindi
ti dice che puoi rende possibile. Rende possibile la legge nazionale, poi su quello ce la scelta. Però questo va anche un po' nella direzione di rompere una visione aziendalista che spesso abbiamo visto anche in passato, che piuttosto che mettersi d'accordo e farla ognuno si fa il suo. E dato che noi governiamo con le buone parole, i suggerimenti che diamo, ma governiamo anche con gli atti, allora io credo che dobbiamo fare degli atti. Perché io posso suggerire tutti i giorni ai direttori di comportarsi in un certo modo, però per riuscire ad arrivare dove siamo arrivati è dovuto fare degli atti, dare degli obiettivi, dare delle direttive vincolanti. Quindi io l'unica preoccupazione. Però questo ce l'hai, ce l'hai dentro la procedura. Se ti arrivano 200 proroghe su un profilo, di deroghe, scusa, non proroghe. Se le aziende chiedono al Dipartimento un numero elevato di deroghe, sarà il Dipartimento che potrà dare l'indicazione, come dico io, non fate quattro gruppi, si fatene uno. Perché sei tu che dai, come ci hai spiegato bene. Fermati un secondo, ma se la legge nazionale dice che possono, noi possiamo fare una delibera che la riprende, ma possono già? O no? A discrezione, posso fare una convenzione e utilizzare il graduatore con l'altra, invece con questa direzione invece con questo obbligatorio. Stabiliamo di modo no, obbligatorio. Una procedura, sì, si rende obbligatorio. Scusa. Noi stabiliamo una procedura per cui tutto richiamato, l'obbligo di ricorrere all'utilizzo condiviso di graduatorie concorsuali e poi si stabiliscono i meccanismi per cui tu fai prima esplicare la mobilità. Poi vedere se ci sono graduatorie attive e prendere da lì. È un po' come quando insomma, siamo passati dall'invito a non assumere, perché avevamo dei margini stretti, al blocco delle assunzioni, salvo deroga. Avendo tanti concorsi li faceva la Regione. Anni 83-84, adesso i concorsi non vengono mai, ne facciamo. Non so, volete fare una riunione a settimana? Noi prendiamo due settimane in questo modo, è molto urgente. No, non è urgente. No, io sono interessato a raccogliere, vediamo anche meglio, le osservazioni sulla trasparenza, perché mi rendo conto che quella è un'obiezione fondata. Cioè due concorsi dove vado a vincere. Contiguità territoriale o tempistica, è chiaro che se ci ho aperto un concorso in Imperia, devo farlo, devo mandare gente a lavorare a Spezia, fatto il fatto che ci sarà pieno anche di Spezia. Magari c'è pieno di gente di Massala. Allora, sì, vengono da me, sai, questi 500. Quando noi cominciamo, lo dico per i giovani, insomma, per quelli che sono arrivati nel 2010, quando cominciamo questa avventura, qui trovare un'infermiera è praticamente impossibile. Adesso fai un concorso e ne vengono centinaia. I corsi sono tutti di italiani ormai. Sì. Comunque comunitari. Italiani e comunitari. Italiani prima c'era più molesto. Prima c'era. Vabbè, la materia è delicata, ma diciamo. Tra 15 giorni e facciamo un passaggio. Delicata, ma insomma. Vogliamo le osservazioni. Io so anche da cosa nasce questa cosa nasce da un concorso evangelico, no? La discussione che ha costato 80.000 euro per un'infermiera, quando c'erano già, diciamo, graduatorie aperte per infermieri su Genova, no? Quindi a buttare via 80.000 euro in questo modo sembrerebbe una cosa brutta, perché i concorsi per livelli alti non costano praticamente niente, no? Stiamo poco, comunque stiamo parlando di. Cioè, quando parliamo di medici, soltanto partecipano in 10, in 12, poi si presentano la metà. Quindi, qua il grosso sono osse. Tu accenni ai dirigenti, però qui sarebbero esclusi solo i 15, 7. Vabbè, dai, fate la riunione. Guardiamo ancora un attimo, prima di venerdì l'altro. Il segretario coordina insieme agli assessori coinvolti, o comunque hanno piacere di essere coinvolti. Bene.
quindi era rinviata numero 27. Sì, si farà il 14. Il 14 presentiamo la strada dei santuari. Il 14 presentiamo la strada dei santuari e l'ospedale, vabbè, la casa della salute marittima. Stare ai santuari perché credo che venga consegnato il lavoro in questi giorni. Martina subordinatamente al fatto che entro il 6 non ci siano ricorsi. No? Al momento non abbiamo avvisaglie, ma se ci fossero magari consideriamo la cosa. Comunque se. No, scusate, ma noi questo la presentiamo il 14. Mentre il 7 presentiamo due scuole. Tovo e Varese, ok? Tove Varese 7, e sarà i santuari 14, quali certamente casa della salute malattia se non ci sono nel frattempo i corsi. E facciamo la conferenza stampa. Mentre il 21 in realtà presentiamo i depuratori di Arenzano e Levan. Già che stiamo parlando così a spot, oggi infrastrutture consegna il progetto di ospedale di Spezia al comitato di lavoro. Che sarebbe roba tua, suppongo. Quindi, e poi va a Roma, giusto? Sì, al passaggio, ma non lo so. Credo di sì. Sì, devo fare un gruppo di valutazione da bene. Numero 28 dell'assessore Barbagallo, che ha delegato l'assessore Berlangeri, CM Unica, regolamento CE, decreto Ministero Politica Agricola, eccetera, forestale, disposizioni regionali attuative della misura investimenti nel settore di vitivinicolo. Invito alla presentazione di domande per l'annualità 2014. Numero 29, assessore Boitano, approvazione dei progetti di costituzione, aggiornamento delle agenzie sociali per la casa, assegnazione delle risorse finanziarie disponibili, impegno complessivo euro 550.200 euro. Ma spieghi questa, Gio. Questa per l'agenzia per la casa erano state costituite da tempo, da 3 anni e più, quella di Genova, della Spezia e di Savona. Poi ci sono 3 zone che rimanevano scoperte, del Tiguglio e dell'Albenganese Finalese. Oggi costituiamo quella del Tiguglio e quella dell'Albenganese Finalese. E ovviamente rimangono Arcide, Savona, La Spezia e Genova. C'è stato un primo momento che queste agenzie, professore Rambaudi, Rossano, hanno avuto difficoltà a iniziare un percorso. Però attualmente stiamo facendo, a mio avviso, un lavoro positivo sul territorio, in particolare quello di far incontrare domande e offerta anche per quanto riguarda il patrimonio privato. Quindi questa attività che noi la supportiamo con un finanziamento di 550.000 euro, così suddivisa, il Tiguglio 169.000, Agenzia della Finalese 140.000, Savona 127.000 e La Spezia 113.000. Per quanto riguarda Genova non mettiamo risorse in quanto hanno ancora risorse che avevamo già stanziato precedentemente. È quella per cercare di favorire il rapporto tra proprietari e... Una parte di lavoro è questo che stanno facendo, ma poi stanno facendo anche altro tipo di lavoro in mancanza anche di sussidio. Ma hanno qualche successo di agenzie o no? Ma adesso, detto anche dei sindacati, e se abbiamo fatto una trasmissione sul primo canale, ci hanno confermato che anche a loro avviso cominciano ad avere un certo successo. Prima, come dicevo prima, hanno avuto una difficoltà. Adesso è un anno che stanno lavorando, in particolare Savona, Spezia e anche Genova, con una certa difficoltà. Una cosa che non c'entra niente. Il sito, la vedete, cioè quella che abbiamo approvato in riservato, diciamo, il sito, una cosa che vedi un po' te. Sì. Pippo, non so mai quelle cose che dipendono. Noi siamo gemelli. Allora vedete, sì. È la mia giornata in pausa. I gemelli. Comunque i gemelli diversi, eh. Gemelli non omozigosi. Non dubito. Il tuo gemello è ricco, diciamo. Vai, poi siete gemelli in tutto.
Sono partiti diversi, ma sono quasi uguali. Porco cazzo. Sono a tua costa. Allora, già che abbiamo interrotto, 4 febbraio pomeriggio, che è un'altra una giornata in cui io c'ho ancora questi impegni con quella trama, bisogna che uno vada a Giuliano Dalmati a rappresentarmi. Dove? Non so, dove? Al Teatro della Gioventù. Andare tu? Ci manderebbe. Va bene, abbiamo apprezzato molto l'entusiasmo, e te lo dico, lo dicono loro, insomma. Mi raccomando, mi raccomando perché bisogna esserci, insomma. Non si può non andare. A volte sono andato, ma ho... Tra l'altro, a parte che a Tava abbiamo l'Ilva noi quel giorno, quindi... Dai. Assessore Briano, articolo 17, legge regionale 32 del 2012, in materia di VAS. La porta venerdì. Rinviata. Venerdì. No, vabbè, facciamo tra due venerdì, dai, queste sono più complicate. Dopo 15 giorni. Numero 31, assessore Briano, approvazione schema di protocollo d'intesa per la messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Segno in comune di Vado Ligure, Savona. Dici un po', perché questo so che da tanto tempo era... Sì, sì, diciamo che è un protocollo d'intesa tra Regione Liguria, provincia di Savona, Comune di Vado, autorità portuali di Savona, perché un pezzo riguarda anche questo, che prevede tutta una serie di fasi progettuali, come l'abbassamento della quota del fondo, la necessità di adeguate modellazioni composate di piene ordinate, cioè tutta una serie anche di approfondimenti sull'intrusione del fune salino, sulla stima del trasporto solido e che praticamente finalmente ecco, ci impone a tutti quanti diciamo, delle scadenze molto definite per andare avanti per la messa in sicurezza di questo. Ma ci vogliono risorse? No, ci sono la già... Camera ha respinto l'incostituzionalità. Cioè nel senso che non ci vogliono... No, non ci vogliono le risorse, però ci vogliono queste azioni per poter procedere, che sono azioni di monitoraggio e di approfondimento. Soprattutto da esatto. Ve lo chiedo solamente perché il sindaco me ne ha parlato come una cosa... Ma è contentissimo il sindaco di questo. Sì, sì, appunto, perché me ne ha parlato come una cosa che... anche per le ricadute in termini di possibilità di uso del territorio nella zona circostante. Comunque il Comune e l'autorità portuale nel protocollo come si impegnano entro 90 giorni a presentare il progetto preliminare. Quindi poi ci vorranno risorse dopo, no? Ci sono già. Ci vogliono risorse che abbiamo già. Non erano andati avanti perché ce l'ha detto. Sì, sì, sì. Conseguenza di questo sarà fatto così. Questo è il programma, che insieme alle risorse potrebbe servire qualche quindi diciamo la scaletta è stata questa, non servono le risorse, servono ma ci sono già, potrebbero non bastare. Allora, ma qualcosa... le risorse di varie province. Sì, ci vogliono dei soldi. Abbiamo messo in autorità portuale, qua delle parti. Beh, sapete che lì, ho capito, sapete che lì è un'amministrazione che va a rinnovo, anche in un quadro politico molto, diciamo, complesso. E che tutto, non so se è anche questo, ma molto ruota attorno a una vicenda che si chiama piattaforma, che porta con sé 20, come dire, ecco, questa è una cosa a cui dedicare la strategia. Perché c'è un po' Savona Vado che è legato alla piattaforma. C'è il Segno, c'è il viadotto, come si chiama, quello di collegamento con l'Autofiori, no? Insomma, è una parità molto, molto complicata. Insomma, questo qui il sindaco me l'ha chiesto con molta attenzione. Insomma. Va bene, adesso ci lavorate insieme. Okay. Allora, 32 rinviata nella giunta straordinaria. 33 assessore Guccinelli, Sport di 2 2013. 32 Cascino la rinvia. La mia sulla pesca? No, il DDL è il suo. Quelli che vanno in consiglio sono messi in fondo. Esatto.
33 Cessore Guccinelli, forse essere di giugno 2013, asse 4, azione 4, utilizzazione risorse residui, approvazione modalità procedurali per loro assegnazione. Spiegaci un po'. Sì, l'asse 4 ricorderete era quello del recupero patrimonio culturale, l'ho finanziato con 44 milioni più le risorse di cofinanziamento, 99 progetti. Adesso abbiamo un residuo di 1.306.000 euro di fatto e riapriamo un bando per l'aggiudicazione di questo, un bando che ha una serie di vincoli, nel senso che ci possono partecipare soltanto coloro che hanno già acquisito finanziamenti, che abbiano completato l'opera o che sia uno stato di avanzamento superiore al 90% della spesa che era prevista. Il bando decorre dal 15 febbraio al 31 marzo. Dopo non è tanto. Non è tanto. No, ci vuole, devono preparare un progetto esecutivo, se non ricordo male. L'ho appena detto. Possono partecipare enti che hanno già beneficiato del finanziamento. Soggetti che hanno già ricevuto finanziamenti pubblici. Ma no, ma al di là di pubblici o privati, che hanno già ricevuto finanziamento nel bando originario e che sono o hanno ultimato l'intervento o sono oltre il 90% della spesa e comunque possono presentare un progetto aggiuntivo che sia una percentuale del non superiore al 70% del progetto originario e non devono essere inferiori a 50.000 euro i progetti che ci ripresentano. Ci devono avere nuovamente il cofinanziamento tanto del 70. Mi sembra una soglia molto alta, 70. Però, vedete voi. Un po' di stime l'abbiamo fatto, ci dovremmo insomma dare. Qui sono un po' di opere di completamento su alcuni interventi in materia di beni culturali che utilizzano i fondi che non vengono utilizzati da l'Uni. In parte da l'Uni, in parte da Liguria Heritage, l'Uni c'è stato un ridimensionamento del progetto, per fortuna il progetto resta in campo eliminando alcune cose che nei tempi non ci sarebbero più state. Non escluso che poi si libino altre risorse. Sì, l'attenzione ai tempi, perché ormai abbiamo poco più di un anno per le opere. Insomma. Vabbè, lì probabilmente sono opere su cui non dovranno fare gare, devo immaginare. No? La maggior parte sono. Sotto soglia, oppure nei limiti dell'affidamento possibile, prospettivo. A chi c'è già. Perché se a oggi devi. Se a aprile, perché questi soldi qui li diamo ad aprile noi, no? Giusto? Come? Sì, ma se il bando scade a marzo, noi gli diamo aprile. Facciamo la concessione del finanziamento. Sì, gliela assegniamo, scusate. Individuiamo i destinatari di questi fondi nei primi giorni di aprile, no? Dico, se a aprile dovessero fare una gara che dura 5-6 mesi, per quello che dicevo che 70 mesi, o comunque l'avete visto voi, va bene così, dai. Ok, andiamo avanti. Ci stiamo. Numero 34, assessori Panca e Guccinelli. Destinazione delle risorse di quelle deliberazioni 1410 del 2012 e 1498 del 2013 per il cofinanziamento di progetti di completamento della rete ciclabile Ligure. Sono negato di Germi. Scegliamo già i destinatari. Sono parte, diciamo, lì per fare le domande, quindi quello che avevi chiesto l'altra volta. Sì, perfetto. Numero 35, assessore Vespo, istituzione del registro dei datori di lavoro socialmente responsabili, approvazione delle relative modalità di funzionamento in cui l'articolo 15, legge regionale 30 del 2007. 37, assessore Briano, disegno di legge, disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna del sistema acquatico. Grazie. Una bella legge. Spiegacela, va? Non ho molto niente. No, no, l'abbiamo lavorato. No, proprio capo da ridere perché qui mi ha fatto una sintesi di in definitiva una buona legge. No, abbiamo lavorato per più di un anno con tutte le associazioni di pesca sportivi di acque interne, con le associazioni ambientaliste, le province, eccetera.
partendo da un dato che comunque i pescatori delle acque interne, che sono soprattutto perché la pesca si esercita anche in mesi in cui il turismo magari non è particolarmente rilevante, cioè da febbraio a ottobre, sono calati da 10.000 a 6.000, quindi erano 10.000 nel 2000, sono diventati 6.000 nel 2000. Cioè, quanti sono rimasti? Cacciatori. I cacciatori sono circa 18.000. Penso che erano 27.000 quando cominciai, quindi un terzo di meno. Sì. E però ci sono un po' di giovani e di donne che si stanno inventando di nuove caccia. Forme di caccia. Sì. Allora, sono soprattutto se le controllo queste forme che prevedono anche corsi un po' più specialistici. Un po' di attività un po' diversa, sì. Allora, allora abbiamo lavorato per trovare un accordo su un testo che trova d'accordo tutti e con parere anche favorevole del CAL, che riguarda tre aspetti di semplificazione. La prima è riguarda gli indirizzi per le carte ittiche, poi il fatto che invece di fare quattro carte ittiche ne facciamo una sola regionale, e questo semplifica moltissimo il lavoro, ma soprattutto la parte più importante è che semplifichiamo le procedure per i pescatori, per cui diciamo si sostituisce la licenza di pesca con la sola ricevuta di versamento delle tasse di concessione, mantenendo solo il modello di tipo A per la pesca professionale. Quindi di fatto miglioriamo sicuramente anche tutte le pratiche che i pescatori devono fare, cercando poi di, abbiamo messo delle agevolazioni per gli ultra 65 anni e per i ragazzi sotto i 16 anni, oltre che per i disabili, e anche procedure di semplificazioni per quanto riguarda tutte le iniziative di beneficenza che svolgono i pescatori sul territorio. Bene. Al numero 38 dell'assessore Cascino ha inviato sempre la giunta straordinaria. Abbiamo finito? Poi sacco. Allora, presidente, emanazione avviso pubblico per la nomina del direttore dell'agenzia regionale per i servizi educativi per il lavoro. Arcel. Avete capito? Sì. Il presidente, concessione del patrocinio ed uso del logo della regione Liguria ad iniziative varie. Come si chiama? ARSEL, agenzia regionale studio lavoro, servizio educativo e lavoro, servizio educativo e lavoro, cioè praticamente se la sei inventata lì per mi piaceva servizio educativo. Adesso è chiaro che deciderà il direttore generale, l'assessore conosceva l'acronimo, no? No? Ho fatto il testo, fatto. Una puntualizzazione. È chiaro che secondo due si va uno, e uno non conosceva manco la cosa. Non fare gesti, diciamo, consulti. Appunto del giusto acronimo. Consulto sbagliato. Volevo dire verso la tua persona, no, questi sono argomenti, qui potresti anche, diciamo, fare gesti consulti. Cioè, mentre Vesco è uno che in questo caso si farebbe una mangiata. Dai. Allora, assessore Rossetti e Rossi, provvedimenti in ordine alla ricognizione e riparto dei limiti di spesa nell'ambito degli adempimenti attuativi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 41 del 2013, legge finanziaria 2014. Spending review. Assessore Buccinelli, POR Liguria Fessere 2007-2013, primo e secondo bando, attuativo di LPM, ricerca industriale e sviluppo sperimentale a favore delle imprese del distretto Ligure delle tecnologie marine. Asse 1, linea attività 1-2-2, proroga termine di realizzazione progetti. Assessori Rossetti e Briano, deliberazione numero 34 del 20 dicembre 2013 del Consiglio dell'Ente Parco di Portofino, concernente il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, determinazioni conseguenti.
assessori Rossetti e Briano, decreto del direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure, ARPAL, numero 256 del dicembre 2013, concernente il bilancio economico di previsione per l'esercizio 2014, determinazioni conseguenti. Bene. Assessore Rossetti, che sempre. Sì, sempre assessore Briano, deliberazione numero 48. 2013 e sede 2014 del Consiglio dell'Ente Parco di Monte Marcelle Magra, concernente il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, determinazioni conseguenti. Assessore Rossetti, accreditamento strutture formative macrotipologia DGR 1608 del 2007, approvazione, esiti, valutazione dei requisiti per il SORCOP, Agenzia di Formazione di Varallo e Savona. È importante perché l'attività che prosegue del MIRIT è in liquidazione, è subentrato il SORCOP e ha assorbito tutti meno uno i lavoratori della Mirenza, e questo ci dà un po' più di tranquillità sul fronte delle liquidazioni. Anche Ial via via sta andando sull'assorbimento dei suoi a Carcare, a Spezia, già nel ma Carcare non è aperto o chiuderà? Adesso hanno fatto una cordata, hanno concluso un accordo di affitto degli impianti di cucina per fare i corsi e prosegue il triennale secondo e terzo anno, quindi per ora i corsi sono proseguiti. C'è un buon assorbimento di tutto il personale e poi questa cordata vedrà eventualmente quali altre azioni per mantenere il centro. Però l'importante è che proseguissero i corsi in obbligo scolastico, anche perché avevano una responsabilità cui la provincia si è data molto da fare, sono dime e se rimane aperto e rimangono aperti i corsi, è chiaro che con la cordata degli impianti possono anche fare dei progetti di suo futuro. Per ora stiamo andando bene, è complicata, ma insomma. Bene, bene. Scusi, già che siamo a questo tema qui, avete visto che la provincia comunque aveva fatto un ricorso al tesoriere per il tema formazione. Dopodiché è stato un incontro a Roma che ha partecipato Pippo, di cui magari è utile dare conto, insomma, già che siamo qui. No, era presente Bocci, Baretta era in aula per le note questioni, ma c'era il suo staff, e hanno dato, come dire, condiviso i due ministeri, ha dato notizia che parte immediatamente la pratica per saldare il debito integrale essendo in prevenzione, e quindi dovrebbero arrivare nell'arco di anche 2-3 mesi i soldi alla provincia. Questo consentirà 32 alla provincia di assorbire senza tanti interessi l'anticipo. Anche Fossati l'incontro? No, perché non so, la sera aveva la neve, quindi era un po'. Però c'era la provincia, perché era malato, c'erano i sindacati e gli enti di formazione. Li ho ringraziati e ho fatto presente che abbiamo il problema di Imperia, se non che ad Imperia è stato rigettato il decreto ingiuntivo dal giudice, ritenendo che tra le istituzioni l'altro fosse politico non. Giuridico, con il rischio che, da quello che abbiamo colto, il Ministero degli Interni lavorerà esclusivamente sugli enti che fanno decreti ingiuntivi. La provincia di Genova ha rinunciato a spese legali e interessi, ma come dire, poteva essere un elemento di ulteriore contenzioso molto temuto dal Ministero. Quindi abbiamo fatto presente due meccanismi, il MEF sui. Praticamente un pezzo di Stato, per farsi dare quello che deve fare, deve avere un altro pezzo di Stato, deve pagare degli avvocati, poche parole.
ma adesso scatta un terzo potere dello Stato, che è quello giudiziario, che dice che quello è un atto politico e non giudiziario e quindi annulla, non raccoglie decreti ingiuntivi. Quindi avremo province che ottengono il decreto ingiuntivo e province che non ottenendolo saranno sempre in coda. Quindi siamo di fronte... Dipende dai TAR locali. La Corte dei Conti aveva suggerito a Genova di farlo, quindi il Tribunale di Imperia non tiene conto del suggerimento della Corte alla provincia che fa il decreto. Siamo in una situazione complicata. Oltretutto a Imperia si sta verificando un anatocismo, cioè il MEF fa pagare il fatto di non aver mantenuto il patto e quindi hai una sorta di multa, di tasso di punizione, e la provincia va oltre il patto di, su quello e il MEF applica quello la seconda punizione. Questa posizione degli interni è stata illustrata al MEF e quindi ovviamente anche tra i due ministeri i punti di vista non sono del tutto allineati. Comunque, adesso risolta Genova, partiamo con Imperia, dove ovviamente gli enti di Imperia, per quantità e numeri più piccoli, ma sono già non pagati, e lì come dire, le preoccupazioni sono anche sul funzionamento della provincia, perché non gli danno 5 milioni di vecchi anni, però gli trattengono 700 mila euro su RC Auto per fargli pagare lo sforamento di parte. Il vecchio credito che non riescono ad ottenere, a ridurre la liquidità sul patto, il Ministero non prevede compensazione, il giudice gli respinge il decreto ingiuntivo e gli interni vanno dietro i decreti ingiuntivi. Quindi avremo da tornare tutti insieme, da Bocci e da Parietta. Va bene, per Genova è andata bene, procediamo. Vabbè, questa cosa qui delle province adesso è chiaro che mette in moto un meccanismo che riguarda molte vicende, ma in particolare due. La vostra e quella del TPL. Insomma. Ecco, è chiaro che qui parliamo di cassa, non di risorse aggiuntive. Sì, il generale sono fatti lavorare insieme 2 ore a settimana, insieme a un concetto stranissimo. È importante lavorare 2 ore a settimana insieme. Sembra un concetto anche abbastanza semplice, nel senso che adesso si intreccia tutta una roba come le province. Ecco, Claudio, va precisato, visto credo che queste cose fanno 2 ore dopo abbiano un impatto così diverso. Cioè, capite che se lo facciamo tutti è un delirio, no? Cioè, non so, però, poi alla fine serve una cosa personale, ma non lo è, sono un modo di lavorare. Vabbè, volevo fare la precisazione che parliamo di cassa e non di risorse. Lo so, però lo dico in diretta, perché ovviamente... Capito, però, insomma, se tu vai al tesoriere, a questo punto paghi il tesoriere. Certo. Paghi il tesoriere, quello che va al tesoriere non è cassa solo, ma è competenza anche. Quello che va al tesoriere non va più in TPR, non va più in frane. Poi bisogna capire come noi, come dire, organizziamo bene con le province, con i comuni, non è difficilissimo la cosa della difesa suolo. E allora, diciamo, la formazione, il predissesto, la Corte dei Conti, il dissesto, diventano parte integrante di una roba in cui c'è tanta cosa dentro, ma soprattutto c'è TPL, frane e formazione. Sì, ma gli atto non credo che le province mettano soldi propri, no? Dal punto di vista dei, come dire, gestione dei flussi finanziari, perché voi sapete che se uno è fuori patto poi viene punito, se viene punito c'è meno risorse. Insomma, direi che le 3 cose grosse da capire come gestiamo le province in questo anno ennesimo di transizione sono formazione, TPL e insomma, ambiente, eccetera. La formazione in che senso? Nel senso che noi diamo i soldi europei per pagare i formatori e loro li usano per pagare gli stipendi, no? Non avendo cassa da Roma, fanno un giro cassa. Insomma. Il TPR, nel senso che le province, e quello però non è un problema che riguarda la quantità di risorse teoriche, perché loro spendono quelli che gli diamo, no?
il TPL c'entra perché le province possono anche integrare, per esempio sull'ATP Genova può anche integrare, allora se è messo un po' meglio integra un po' di più, se è messa peggio integra di meno. E le frane perché è una competenza primaria delle province, la stabilità provinciale per esempio, e qui adesso ne parleremo un attimo, bisogna anche capire adesso con che percentuale, come dire, le facciamo compartecipare, come ci comportiamo quando finanziamo con le accise, come ci comportiamo quando finanzieremo, se arriverà con la stato di emergenza. Naturalmente io sono stato in quei posti, molti di voi pure, è una situazione complicatissima, ormai siamo diventati esperti. Bisogna che ci dessimo un po' una regola, pregare anche un po' il bilancio, di farci un po' ragionamento insieme, no? Mi pare che nell'alluvione Val di Vara a Cinque Terre noi non abbiamo chiesto con partecipazione. Quindi adesso le chiediamo, è vero. L'11 maggio invece sì. 11 maggio sì. È anche vero che quell'evento là è un evento, diciamo, francamente fuori scala, però se non vorrei... Posso chiedere 11 e mezzo invece sì, in che senso? Gli 11 e mezzo che sono arrivati in conseguenza della legge di stabilità 2012. Una roba proprio... Non per riuscire a fare gli interventi, se non ci facevano... Però l'abbiamo fatto. Se no non ci sarebbe stato. Cioè, se no dovevamo fare almeno comuni... Quindi insomma, pregherei di mettere su un po' un lavoro che intanto per quanto riguarda noi riguardi, diciamo, ambiente, infrastrutture, perché poi quasi tutte queste frane qui portano via le strade oppure da monte vanno sulle strade. E bilancio anche per avere regole un pochino, come dire, coerenti, no? Poi voi sapete che un po' usiamo le accise, un po' usiamo fondi romani, insomma. Abbiamo ancora pratico con il sole, però già che siamo qui, oppure no, finiamo quella e poi ci lavoriamo 10-5 minuti. Allora, dell'assessore Rossetti, accreditamento struttura informativa, revoca di accreditamento per espressa rinuncia dell'organismo formativo Centro di Formazione Turistica Alberghiera Elio Mireci di Varazze. Bene. Del vicepresidente, modalità di autorizzazione e di accreditamento delle attività sanitarie e sociosanitarie oggetto di sperimentazioni gestionali, ex articolo 9 bis decreto legislativo 502 del 92, di legge regionale 12 del 2013, articolo 17, comma 2. Prossima volta. Questa prossima? No, allora, via. Ma un po' di disagi in mezzo all'Italia, un naufragio su Roma, anni in piedi. Ma Pisa, sì, vabbè. Del vicepresidente, approvazione convenzione tra AGEA e Regione Liguria per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e benessere degli animali nelle aziende agricole nell'anno 2014. Bene. E approvazione del piano regionale per la ricerca dei residui degli animali nei prodotti di origine animale anno 2014, piano regionale formazione e sicurezza alimentare 2014, aggiornamento piano regionale alimentazione animale 2014. Per gli animali non interessano. Del vicepresidente, approvazione piano assunzioni 2014 dell'Agenzia Sanitaria Regionale, sensi della legge 41, legge regionale 41 del 2006. Vedere? Sono due settimane. Dai. Nel frattempo però guardate. Vabbè. Vabbè, dai. Mando qua le illustrate. Presidente, adozione protocollo regionale gestione sinistri ai sensi del
della legge regionale 28 del 2011, programma assicurativo per rischi da responsabilità civile nelle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. Diciamo alcune modifiche al sistema che sta andando bene, che anche nel 2013... Il 2013 è stato il secondo anno, il primo, secondo. E anche quest'anno siamo rimasti sotto i 15 milioni di accantonamento, però dal 1 gennaio sono entrati AS3, Galliera e Evangelico, quindi poi dovremo andare a definire il fondo, ma questo lo facciamo in sede di riparto. E abbiamo cambiato l'organizzazione perché il comitato genovese non avrebbe potuto leggere tutta la materia genovese, per cui se ne fanno due a Genova, dividendo, non ricordo come sono divise le aziende, e abbiamo poi portato i sinistri sopra i 150.000 al comitato regionale. In modo da bilanciare un po', se il comitato regionale lavora un po' di più, lavora un po' meno, ma perché ne avranno di più i comitati locali. E stabiliamo il criterio dei suppletti per quel che riguarda i comitati, perché poi abbiamo verificato ci possono essere situazioni in cui c'è bisogno che ci sia uno impegnato, ce l'ha. Va bene, allora. Comunque è una macchina che gira. Poi dite che è capuolo, eh? Beh, abbiamo di nuovo anche una volta nella vita. Poi magari siamo stati fortunati, abbiamo sottratto. Scherzo, dai! Abbiamo sottratto, diciamo, iscritti a un certo mondo assicurativo una quantità di risorse, mica da ridere. No, abbiamo visto che anche se ci capita l'evento drammatico, è costosissimo, a parte iscritti. Hai il tempo di poter evitare e di accantonare, quindi ci abbiamo preso, via. Abbiamo preso, sì, devo dire, grazie a Patrino, ci ha spinto su questo. L'assessore Rambaudi, realizzazione del progetto regionale denominato Informate e Connesse 2 nell'ambito delle politiche giovanili, attuazione deliberazione 387 del 2013. L'assessore Rambaudi, assegnazione contributi ai distretti sociosanitari liguri a sostegno del coordinamento pedagogico regionale nell'ambito del sistema educativo integrato di cui all'articolo 12, legge regionale 6 del 2009, impegno di euro 115.000. E poi dell'assessore Rossetti, collaborazione con ACI in ordine all'attività di gestione e riscossione coattiva della tassa automobilistica. Impegno di spesa euro 977.531,10. Abbiamo fatto un risparmio di 700.000 euro e abbiamo via via selezionato ACI come interlocutore per le azioni di recupero in diagonaria della morosità del muro alto che era stato gestito da Equitalia. E quindi avevamo un pezzo Equitalia, un pezzo di noi, c'era un rapporto con l'Agenzia delle Entrate, quindi è un unico soggetto. I cittadini si riferiscono solo ad ACI, a noi costa meno e non tocchiamo il sistema di pagamento del bullo e quindi sostanzialmente risparmiamo, qualifichiamo chi gestisce il recupero bonario e riusciamo a raggiungere sostanzialmente tutti coloro che non vogliono, si dimenticano, non riescono a vedere. Bene. Poi abbiamo ancora un argomento dell'assessore Briano, proposta di riperimetrazione dei siti di interesse comunitario. Sì, che va bene. Che roba è? Che roba è? È
una rivisitazione dei siti, ci sono tre siti che dobbiamo rivedere, i confini e poi una, iniziamo un lavoro di rivisitazione come avevamo visto di dover fare. Per vederla meglio? No, no, va bene. Cioè, ne abbiamo già parlato? Eh? No, no, io avevo già portato super informative per capire solo, se possono modificare in restrizione, non è semplice, però stiamo facendo questo lavoro. E poi una comunicazione dell'assessore. Avete fatto voi dal fondo? Di adesione alla stazione, siccome ho già fatto la richiesta in passato, non vorrei farne anche in futuro. Sto cercando di mettere, però l'abbiamo fatto noi. Sono molto autocritico. Di che anno sono in sito? No, non prima della nostra venuta. Hai fatto un'accusa ingiusta, ci hai fatto. Non a voi. No, avete fatto voi, hai detto. Sì, ma c'era, insomma. Adesso aspetta che ti dico qualcosa. Nell'argomento ci sono Diano, San Pietro e Pietra per la stazione appunto fatta. Abbiamo finito? Allora, vediamo un attimo prima di... Noi abbiamo alle 12.45, abbiamo Golla. Abbiamo Golla. Adesso possiamo lavorare ancora un po' senza che... Dunque, alle 12.45 abbiamo Golla. Siamo stati in coerenza di inaugurazione di Siemens, mi sembra una cosa molto importante. Inauguriamo, diciamo, il principio che ospitiamo questi capi aziende, diciamo, qui, vi pregherei anche di stare, insomma, più che potete, insomma, se possibile anche tutti. E poi, come dire, in conferenza stampa, dove sarebbe circostanziante, visto che la questione riguarda tutti noi, lo facciamo parlare subito e poi lo liberiamo. Insomma. Sostanzialmente chiediamo loro di presentare la loro azienda, di presentare i progetti di sviluppo, o i problemi che hanno. Mi pare che forse Siemens è una delle pochissime aziende che non hanno mai ridotto il personale, se non dico male, o se no in termini molto molto contenuti, diciamo. Vabbè, naturalmente poi i giornalisti fanno le domande che riterranno di fare, è ovvio che questa azienda di oggi è un'azienda abbastanza semplice, diciamo, che saranno più complicati poi quando verranno altri in situazioni più complicate. Ha accettato di venire Zampini il giorno 14, questo è un caso assai più complicato, nel senso che adesso questa azienda è del fondo strategico, che però per definizione entra in queste aziende per un certo tempo e poi... Abbiamo quello Zampini, anche il direttore generale di Confindustria. Ci presenteranno, come dire, un primo approccio a questo tema qui, in cui sarà molto importante capire se c'è o non c'è, diciamo, la prospettiva di un partner industriale. Ho visto che i giornali parlano anche di sbarco in borsa eventuale. Insomma. Vorrei dire che questo incontro è stato, mi pare che tu fossi a Roma quel giorno, no? È stato un incontro, sì, è stato un incontro molto preliminare, francamente non avrei niente da dirvi di più, diciamo, non solo per darvi anche considerazioni che saranno loro a dire, ma veramente non ne so molto di più. Insomma. Adesso noi saremo a Roma al 6, ci sarà anche Renzo per Piaggio. Non so se il tempo consentirà di cominciare ad affrontare giù con gli interlocutori necessari anche la vicenda STS, su cui i giornali, ma credo che la cosa sia vera, anzi qualche informazione dice che è vera, dicono che c'è un rilancio dell'interesse di General Electric.
Sì, sì, perché l'interesse su STS non è, un, dire, è chiaro che ce l'hanno, non è una sorpresa. Invece sembrerebbe che questo interesse, come dire, si orienti anche a un pacchetto più complessivo per il STS. Ora, quando con Renzo seguimmo da vicinissimo la vicenda energia, incontrando tutti i protagonisti, da Letta in giù, insomma, Letta, Zanonato, ad alcuni di questi incontri poi erano presenti anche diversi soggetti, anche amministratori regionali, eccetera, uno addirittura fu quasi pubblico quello che ho letto, no? A immagine della festa del PD. In quel momento sembrava che le due aziende potessero avere lo stesso esito, seppure con tempi diversi. Adesso mi sembra che questa cosa sia un pochino meno sul campo, però può darsi che sia anche un atteggiamento, non so se dire tattico, no? Cioè, io holding vi faccio vedere che comunque qualcuno è disponibile a fare una certa operazione, e poi a te, parte pubblica, cassa, fondo strategico, governo, dico, se tu equipari l'offerta a quella privata, vieni tu, e se no, essendo portato in borsa, io non posso dare a te un centesimo o meno quello che mi dare al mercato, non so. Questa cosa qui di STS è veramente strategica, perché è un'azienda bellissima. Veramente meraviglioso. Vabbè, io ho avuto contatti con un precedente manager, diciamo, di STS, ho fatto un pranzo, capo supremo, che non è più da anni in STS, però è stato, come dire, utile per capire un po', e sembra che effettivamente gli americani giudichino STS un'azienda di altissimo valore mondiale, insomma, quindi. Poi sapete che il fondo strategico non può intervenire in aziende in perdita, beh, da perdere, allora l'intervento del fondo comporterebbe, diciamo, una scissione tra due brede, una breda buona e una breda cattiva, insomma, come si fa, come si dice ormai, bad company. Questo avrebbe un impatto sociale molto rilevante nel funerale del sud. Vabbè, tutto questo per dire che, no, ecco, questo per arrivare a un ragionamento che mi stava già scappando, nel senso che è rinata un po' l'idea di un polo, diciamo, che non sarebbe più Finmeccanica, ma che sarebbe qualcos'altro, che metta insieme aziende diverse nel settore, anche civile, dico anche, perché siccome si parla di Fincantieri non so. Un agglomerato, diciamo, trasporti, energia navale. Se avete visto che ha fatto accenno a questa cosa in un'intervista molto articolata il segretario generale Fiom. Dico queste cose perché ciascuno di noi comincia a farsi un po' di opinioni, insomma, specialmente quelli che hanno più, come dire, vicinanza ai dossier, insomma, in generale un po' tutti, perché qui stiamo parlando del futuro di questa regione. Insomma. È evidente che ogni volta che tocchiamo un'industria vediamo situazioni complicatissime, quindi qualche ragionamento di riassetto può darsi che debba essere anche fatto, e questo sforzo di affrontarle anche in modo così trasparente è anche un modo per... Perché, diciamo la verità, finora le cose sono esplose, come dire, per il grande pubblico in un certo momento, ma poi c'era un nucleo ristretto che queste cose qui l'aveva già in testa da tanto tempo, no? Quindi ogni possibilità di coinvolgere una discussione un pochino più ampia, l'opinione pubblica, i lavoratori, insomma, gli stakeholders, come si dice adesso, molto limitata da questo fatto, il tentativo che stiamo facendo. Comunque, detto questo, è inquadrata la vicenda, noi il 14 ospitiamo Zampini, che è stato uno dei protagonisti della vicenda che ha portato al fondo strategico. Anche con qualche momento di visibile tensione tra aziende holding, ne parlo in streaming, pertanto la cosa è talmente evidente che se ne può parlare anche in diretta. E da lui cominciamo un ragionamento che poi dovrà portarci a interloquire con governo, cassa e fondo strategico, quindi, diciamo, Presidente del Consiglio, Ministro dello Sviluppo Economico.
Bassanini, Buonotempini, Tamagnini, insomma. Cioè, quello che vorrei dirvi, e per questo ho consistito con Zampini, che peraltro è stato anche molto disponibile, è che se ci illudiamo che abbiamo risolto il problema col passaggio che abbiamo fatto, no? È che anche la discussione che si è aperta dentro il PD con le dichiarazioni di Renzi è una discussione che è impossibile dire adesso chi ha ragione, non si sa fatto due o tre anni chi ha ragione, insomma. Speriamo di aver avuto ragione noi, insomma. No, sapete che lì c'è tutto il tema delle turbine a 50 Hz, c'è cioè il tema, come dire, di Shell Gas, come si chiama, cioè, no? Come si chiama tu che sei, Shell Gas, cosa che appunto lui ci spiegherà un po' nei tre quarti d'ora che abbiamo a disposizione dalle 12.45 alle 14.30, che poi lui in modo che eviterà, diciamo, affronterà anche con stampa. Va bene, il 7 invece pensavamo che fosse giusto presentare la nostra azienda manifatturiera, insomma, anche a me, metalmeccanica, il contatto è così, insomma, che è da Tassia, sono 400 persone, quindi anche giusto che diamo conto, diciamo, di cosa fare, come lavora, di come opera, bisogna quindi fare la relativa scheda che pregherei Enzo di seguire insieme al management, visto che poi in questo caso è anche, e poi la presenteremo anche. L'azienda che sta seguendo molte partite, diciamo, sia il digitale che il wifi, insomma, no? Quindi, che lavora moltissimo con tutti i nostri uffici, che lavora con la sanità, ha 400 addetti circa, quindi non è neanche una piccolissima azienda. Va bene, adesso vorrei riflettere 10 minuti, mi pare che alla fine faremo una tappa sola, magari vi pregherei di considerare che mentre noi lavoriamo con gol e facciamo la conferenza stampa, potremmo fare gli uffici, no? Uffici cave, uffici ambiente, uffici infrastruttura. Poi verso le... Sì. Avevamo delle riunioni previste sul discorso smarine, eccetera. Comincerebbero loro e poi noi, io ho magari... Una più tecnica. Voi. No, in realtà anche la prima doveva essere la nostra presenza, ma la tempistica, diciamo... Poi quando ho finito la conferenza stampa, verso il 2 o 4, diciamo. Il discorso di prima è finito? No. Ah. No. Fane? No, quello del che hai fatto sulla necessità di ragionare sulle grandi aziende. Cioè non si apre una discussione più. No, se introducevo una discussione che faremo con Zampini, certo. Il giorno 14, però se vogliamo anticipare qualcosa. No. Devo soltanto dire che secondo me bisognerebbe riaprire due cantieri di quel lavoro che abbiamo fatto al Ducale. Mm-hmm. Uno su questo, su questa questione, diciamo, delle aziende, anche un'eventuale proposta nostra, diciamo, sul polo trasportistico, e l'altro sulla questione di con proposte nostre da elaborare insieme alla società. Sì, io direi questo. Dunque, il giorno, ecco, purtroppo non c'è la giunta, diciamo, perché è impossibile farla, visto che appunto siamo. Però vabbè, il giorno 14 a questo punto potremmo fare un po' rapidamente le pratiche e poi dedicare del tempo, diciamo, a queste partite. Piaggio, Ilva, adesso dico Finmeccanica per capirci, ma sembra quello che dicevi tu, nel senso che noi andremo a Roma il 6. E vedremo la questione di Ilva al 4, poi non avremo altri momenti di collegialità per le nostre vicende, appunto all'accademico piuttosto che eccetera eccetera, però potremmo magari cominciando un po' prima fare le pratiche velocemente, poi dedicare un po' di tempo a Ilva, Piaggio, diciamo Finmeccanica, Fincantieri, che se parli un po' trasportistico, in modo da avere preparati anche all'incontro con Zampini e all'incontro con la stampa. Rimanendo quello così, quindi in particolare gli assessori più coinvolti, o comunque gli assessori interessati. Va bene, avendo ancora 5 minuti, vorrei impostare l'operazione Frane. Ho pregato Renata e i suoi uffici di portarla oggi, ma non ce l'hanno fatta, la portiamo martedì, dico bene? Esatto, stiamo lavorando, abbiamo le schede con le situazioni più. Abbiamo le schede con tutte le situazioni più che abbiamo valutato più critiche. Uh-huh. C'è ancora qualche segnalazione che verificherai e poi
Poi la Minervini ha un problema più tecnico che deve mettere a punto. Anticipare dei fondi per migliorare l'accessibilità, perché quello che lamenta con quelli i comuni è l'accessibilità. Per essere precisi, noi vorremmo mettere 1 milione di accise per cominciare a dare una mano a questi poveracci, sono poveracci nel senso che sono in difficoltà, e poi la vita ci dirà se è un'anticipazione o se è un'erogazione, perché se i soldi che vengono da Roma per tempistiche e quantità sono tali da poter intervenire, poi questi soldi qui li sposteremo in tutto e in parte sui soldi umani, altrimenti d'altronde abbiamo visto che come già, cioè, dico questo anche per equità rispetto a quello che si è fatto con la Fontana Buona, insomma. No, Carasco, piuttosto che lì abbiamo, lì siamo intervenuti, e la situazione là merita un atteggiamento, non dico analogo per quantità, ma certamente, come dire, per qualità è un problema simile. Insomma. Dopodiché, appunto, lavorandoci insieme anche col bilancio per gli aspetti più, come dire, come si dice, anche di compartecipazione giuridici, no? Adesso io mi sono segnato i casi più significativi che vorrei condividere con voi. Uno è Pigna, dico bene? Uno è Carpasio, Castel Vittorio, Montalto e poi Toia, che sarebbe una frazione di Chiusanico. E poi ci sarebbe una cosa piccola che è leggermente precedente, ma che vi pregherei di affrontare, che è Perinaldo, perché senza quella roba lì loro non aprono la scuola. Quindi 60.000 euro bloccano un intervento da... Poi naturalmente se ce ne sono altre vedetelo un po' voi, insomma. Sì, sì, ma non c'è problema. È che noi vuoi che te lei dica Pippo, scusa un attimo, no? Mi arrangio, no, no, te lo dico. Pigna, Carpasio, Castel Vittorio, Montalto, Toia, che sarebbe una frazione di Chiusanico, e per motivi diversi, non tanto per la gravità in sé, anzi la gravità qui è molto inferiore. Perinaldo, perché Perinaldo è una piccola frana che senza mettere a posto la quale non si può aprire la scuola. Poi, adesso questo è quello che ho raccolto nei primi giorni, poi può anche... Sì, sì, ma non c'è dubbio. Ho ricevuto una telefonata dalla sindaco di Carasco, allarmatissima per una frana sua, che io adesso non sapevo quella cosa lì, una cosa gravissima. A me ha chiamato la sindaco di Ciprassa, che ha situazioni, e quello di Casanova di Roma. Ma parlo bene dell'elenco, la Ceriana. Però io direi che dobbiamo darci dei criteri, delle situazioni subito, quelle che c'è l'area B proprio che... E poi, se no non ce la facciamo. Esatto, ma adesso io non so quanto ci daranno, ma adesso la cifra che gira è 15, no? Quindi è evidente che un pochino si respira. Poi bisogna vedere se è vero, se non è vero, se lo fanno oggi, se lo fanno domani, quando arrivano. Vorrei solo dire che lo spirito di questa delibera, al pari della delibera assunta per Bolzonasca, Mezzanego, sì, l'ultima delibera a Beverino, e al pari di quella assunta precedentemente per Carasco, e al pari di quella non assunta, ma comunque promessa per Lumazzo, è cominciare ad arrivare noi, diciamo, dove proprio la situazione è evidente che parliamo di 1 milione a fronte di 350, quindi, cioè, no? Ovviamente se ravvisiamo che ci sono altre situazioni, magari altrettanto critiche, se invece un milione è 1,5 e però risolviamo dei problemi immediati, magari se ci vediamo un attimo, usiamo a fatto comune le segnalazioni che abbiamo avuto. Sì, sì, sì.
No, c'è un ufficio che deve fare. Certo che c'è l'ufficio. E poi allora a quel punto. Certo che c'è l'ufficio. È il riconoscimento del fatto che in quell'area c'è veramente un grosso problema di accessibilità e quindi anche perché comunque l'inclusione anche con questi interventi che ha elencato il Presidente è sono interventi che occupano più di 2000 euro. Ma lo so, il problema è che... È solo la prima fase, però è solo per una sorta all'inizio di ripristino dell'accessibilità per quell'area. Ma adesso mi rivolgo sostanzialmente a ambiente, ce la fate lunedì, Ivan poi se ne è un po' occupato perché si occupa di tutto, ce la fate lunedì, cioè due domande, riteniamo che sia utile come dire cominciare a dare un segnale? Di non lasciare magari non le avevo viste, ma io per esempio a Savona penso che qualche segnale debba essere dato anche lì, c'è Ortovero che è venuto su tre strade. Mancano delle cose abbastanza macroscopiche che abbiamo visto noi quando siamo andati a fare, basta aggiungerli. Allora, se lunedì ci lavora, lunedì come siete messe voi due? Ci avete un po' di tempo, siete in giro, siete qui. In giro, però poi vabbè, ma ci lavoriamo. Ah, vabbè. Non ho problemi, noi basta che rispogliamo. Allora, Carla e diciamo lo staff di Gabriele Minervini, Ivan può fare un po' da coordinamento, da punto di riferimento anche organizzativo. Sì, un minuto solo. Io c'è bene. Al pomeriggio posso vabbè, al mattino cominciano i tecnici. Cioè, è evidente che, scusate, adesso è arrivato Lolla, quindi anzi magari ci organizziamo a lasciare un po' di posto qui vicino a noi. Magari lei può anche mettersi dietro. Vediamo quanti sono. L'importante è che diamo un primo segnale per l'ultimo episodio, che ha avuto come epicentro in Piria, ma non solo. Chiederei a voi due di dirci un po' la sintesi delle opere più significative. Va bene? Per farla però martedì mattina, perché se no perdiamo due settimane. Fate voi, insomma, io non mi rimetto a voi. Insomma. Sì, esatto, potremmo fare un po' di tempo. Va bene, ora però non ve ne andate, tutto meglio, chi se ne vuole andare vada, ma diciamo velocissimo. Se non devo informare che con decreto del dirigente abbiamo prorogato di altri 6 mesi con l'accordo che avevamo con la Procura Generale. Va bene, ok, adesso però vi pregherei, facciamo entrare, sì, ma vi pregherei. Ma magari, come volete, è uguale, fate voi. No, vi pregherei però chi vuole rimanere che rimanga in silenzio. Allora, adesso entra Simes, vi pregherei di rimanere, chi non può, no, chi ha da fare, adesso è un argomento un po' a latere, lo può fare, ma ovviamente seguiamo con un po' di attenzione. Conferenza stampa è su Siemens, l'ho detto prima, ma comunque è su Siemens, ma no, non è preoccupato, è su Siemens, è sulle quattro cose di arte, ma poi presentiamo la cosa web, che siccome riguarda tutti, più state meglio è. Come io invece voglio andare giù da Selleri. No, è streaming.